Gli svizzeri dicono sì all'Europa approvando con oltre il 63% il referendum per la restrizione delle armi semiautomatiche. La legge, già in vigore dal 2017, era stata rimessa in discussione dal partito populista di destra UDC, che contestava questa misura introdotta per consentire al paese di rimanere nell'area Schengen. Se l'esito fosse stato diverso, la Svizzera avrebbe dovuto rinunciare a molti accordi bilaterali. Le nuove misure legate alla detenzione delle armi non sono molto restrittive, dice questo svizzero. Al contrario, il rischio di non poter più beneficiare degli accordi di Schengen sarebbe stato reale. Non è stato un ricatto, è stato solo un adeguamento degli accordi ai quali la Svizzera partecipa. Nel Canton Ticino, tuttavia, i sostenitori della vecchia legge hanno prevalso. Ieri il segreto bancario, oggi il tiro e domani recita questo manifesto pro armi. Penso che dire che questa legge serva solo ad allineare la Svizzera all'Unione Europea è una grossa ipocrisia e potrebbe creare un mercato parallelo delle armi. Secondo me può creare una situazione più pericolosa dell'attuale. La Svizzera non ha mai avuto una Columbine, per questo i sostenitori delle armi dicono che la nuova legge è solo un danno alla tradizione elvetica del tiro.